Y'all been waiting for this show, right? It's the Dance Crew Selector. Alright? Benvenuti a Dance Crew Selecta. Altri quattro candidati pronti a sfidarsi. Volete vedere chi passerà al turno di oggi? Chi avrà diritto alla finalissima alla capannina bici di Jesolo Lido a Venezia? Scopriamoli insieme in questa puntata. A giudicare i ballerini, Etienne, Franco, Gisella. Conduce Claudio Cascavilla. Ci stanno provando davvero in tanti a catturare l'attenzione del pubblico, dei giudici di Dance Crew Selecta, e ci proverà anche la prossima concorrente. Nome? Nicole. Malin. Nicole, sì. Timidina, così no, arriva da? No, io sembra. Da Dolo. Provincia di Venezia. Esatto. Non sei timida? No, direi di no, almeno così dicono. Poi insomma, c'è il vasto pubblico di Match Music. Sì. Se dovessi arrivare a Festival Show? Tanto meglio. Però? Ci si prova. Allora, ci vogliono tanti ingredienti per arrivare lì sul podio del successo e quindi conquistare questo programma, arrivare a Festival Show, conquistare i giudici. Sì. Qualche tua arma, qual è? Così. Armi non ne ho, diciamo essere me stessa, e penso che l'arma migliore sia l'amore per la danza. Se c'è quello, in un qualche modo si colpisce chi ci guarda. Ci provo, ce la metto tutta, se va tanto meglio, se non va, insomma, non c'è solo questo. Incalzo subito, perché per essere un ballerino la prima cosa che bisogna fare è colpire, e l'immagine arriva subito, e ovviamente ci deve essere la sostanza, ma se non c'è l'immagine, se vuoi fare il ballerino in televisione hai poche chance, e tu arrivi soprattutto subito con l'immagine, poi dietro c'è una grande sostanza, quindi complimenti. Grazie. Arrivi tanto, e la cosa bella è che quando dicevo che non è niente per scontato, è in questo caso la tua esibizione. Hai fatto tutte quelle cose che servono per dare sempre un sali e scendi di energia. Brava, complimenti. Grazie mille. E vedrai che comunque con queste performance riusciremo a capire esattamente tutte queste situazioni qua. Complimenti, brava. Grazie. Caro pubblico di Match Music, voi che state seguendo qui Dance Crew Selecta, beh, tra un po' sul palco vedrete anche lui. È giovanissimo, eh? Anni? 18. 18 anni soltanto. Come ti chiami? Dan Tichonov. Da dove? Vengo da Legnaro, in provincia di Padova. In provincia di Padova. Allora, il nostro Dan, beh, vuole sperimentare qualcosa, no? Esattamente cosa? Vorrei provare l'emozione di stare davanti a tanta gente, a entusiasmare più persone possibili facendo quello che mi piace.
Beh, sei qua allora per sfoggiare qualche arma in particolare, per battere gli altri concorrenti, per conquistare il pubblico, i giudici? Penso di battere nessuno, perché siamo qui per dimostrare, cioè, di cercare di essere noi stessi. Per i giudici penso che guardino un po' la tecnica, però penso che lì dipende un po' dall'esperienza di ognuno. Dan, mi sei molto piaciuto, hai una tecnica personale, nel senso che queste cose qua io le conosco bene, questo stile qua lo conosco bene, però non tutti sanno farlo molto bene, quindi c'è, hai un'interpretazione nel tuo stile che funziona, quindi mi piace. L'unica cosa che continuo a sostenere, non cantate, perché io continuo a vedere gente che canta, perché è bello vedervi ballare. Se voi focalizzaste, voi ballerini, solo il fattore di ballo, avreste già un punto in più. Cioè, è importante focalizzare questo concetto, perché i ballerini devono essere quelli che coinvolgono con il corpo, non con la bocca, perché sennò dovete fare i cantanti. Dovete imparare questo concetto, perché siete giovani e avete un gran talento, però queste cose qua è meglio già pulirle già sul nascere, piuttosto che portarsele dietro. Sì, al grazie. Di là di questo, bellissima energia. Grazie. Bravo. Mi sembra buono. Sentiamo Gisella. Ecco, io devo dire, ma hai sempre detto, hai appena detto che io sono sempre quella buona e brava, e effettivamente sei bravissimo, però in questo caso, più che in tanti altri casi, io sono stata distratta da questo tuo modo di cantare, anche forse esagerato, questo tuo spalancare la bocca in continuazione mi distoglieva da tutto il resto, ed era talmente una cosa così, forse mi ripeto, esagerata, che non mi ha permesso di godermi appieno questa bella energia di cui parlava Etienne. Ecco, mi ha proprio distratto, per cui sei talmente bravo, hai un'energia talmente bella che è un peccato farla passare in secondo piano per questa cosa. Quindi mi raccomando, fai tesoro di quanto ha detto Etienne, perché è una cosa che davvero arriva in modo sbagliato, se no. Cari amici di Match Music, voi che avete scelto questa sera di guardare Dance Crew Selecta, vi presento un altro concorrente, spero sia agguerrito come gli altri. Nome? Di più. Tiziano Longo. Tiziano, da dove arrivi? Padova. Credo ti piaccia ballare. Amo ballare. Dai, raccontaci brevemente un po' di questa tua passione, perché sei qui? Sono qui perché mi piace mettermi in gioco e spero di avere le carte in regola per riuscire a raggiungere il palco del festival. E ballo da quando ho 14 anni, per cui non tantissimo. C'è chi arriva dicendo, ah, io ballo Tiziano, da quando ho 3 anni. Ascolta, tu pensi che il look sia importante per cercare l'approvazione del pubblico, dei giudici? Beh, sicuramente da parte del pubblico sì, perché non c'è un aspetto tecnico che tutti possono capire. Il pubblico spesso non se ne intende. Shit bang, it bang bang, it bang. My shit bang, it bang bang. Kush on my breath, cocaine on my tongue. Eat that pussy, make it numb. She can't feel herself come. Got a body
on my gun, fuck the world with my thumb. Pop a molly, smoke a blunt, that mean I'm a high roller. My ex wanna work it out, bitch, try yoga. Two hoes in the bed, tell them hoes slide over. Excuse my French, two bitches in my wild, that's a Nicki Minaj twa. Don't you? Bang, my shit bang, it bang bang. Bang, my shit bang, it bang bang. My shit so cold, man, it don't even stink. Oh, destructive ass nigga, watch me break the bank. BZF and the F is for fill in the blank. I say shout out Mag Mine, bag your bullet. And the weed purple like a black girl pussy. Word, middle finger on the trigger. So you know that mean. Fuck a nigga. Bang, my shit bang, it bang bang. Bang, my shit bang, it bang bang. Bang, my bitch bang, she bang bang. But well, that's because my bitch is Nina Ross and she bang, 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 she go bang. Bang, 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 bang. We bang, we bang. Allora, quello che io dico di Tiziano è che mi ha dato moltissima energia e me l'ha trasmessa proprio da quel palcoscenico lì e proprio è arrivata totalmente alla giuria e immagino anche al pubblico, visto che ho sentito l'applauso. L'ho visto molto impegnato, mi sarebbe piaciuto anche vedere non solo l'hip hop, qualcosa anche di diverso, giusto per cambiare un attimo, capito, l'atmosfera. Finalmente durante la performance. Con te. Finalmente tutto qua. Sono d'accordo. Tutto qua. Allora, molto bella la performance, molto forte l'energia, l'aggressività, soprattutto la presenza scenica, e cerchiamo di variare un po' lo stile, cercando di essere più personali, cerchiamo di diventare ballerini personali. Avete delle potenzialità e siete veramente bravi. Quelli che sto vedendo in questo periodo qua mi piacciono, e soprattutto in questo serie di puntate che stiamo vedendo, però vedo spesso una forma simile di ogni ballerino, non vedo praticamente la personalità di quella persona. Mi piace molto lo stile, mi piace molto la forza, però vorrei vedere a volte l'anima di quel ballerino, perché spesso vedo comunque troppi stili simili e invece mi piace vedere che cosa ha uno dentro. In questo caso la bellezza che hai è che comunque sei molto forte sul palco. Cerca di trovare una dimensione tua, è un consiglio che ti do da ballerino. Il pubblico appassionatissimo di Dance Crew Selecta, che ama ammirare giovani intraprendenti ballerini, sta per conoscere anche Ivan. Ivan, da dove vieni? Vengo da Chioggia, provincia di Venezia. Da Chioggia. Allora, Ivan, ti sei portato dietro cosa per cercare di sfondare lo schermo? In verità non ho preparato una coreografia perché non ho avuto tempo, però cercherò di improvvisare. Ho scelto una musica, quindi... Che tipo? Dici un po' della coreografia. La musica è Florida, low, è un po' vecchia. Faccio un po' di... soprattutto le acrobazie. Però visto che c'è il palco piccolo, quindi dovrò improvvisare un po'. Un ballerino un po' circense, se vogliamo. Sarai un acrobata sul palco. Sì, più o meno. In the body to go, them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xano. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing, I seen sure they get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang bro. I must say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them low, 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 low. Them baggies
Allora, parlo io subito perché so esattamente le tematiche, specialmente le problematiche che può avere un b-boy in questo caso qua quando c'è la moquette. Allora, personalmente ti dico che per me sei stato già bravo per il fattore proprio di aver fatto quello che hai fatto su un palco del genere, nel senso che io lavoro più prettamente con ballerini, però vengo dalla strada, ho iniziato a ballare per strada, quindi conosco quali sono i processi quando c'è una moquette. Quindi tu sai benissimo che essendo un ballerino da strada, perché io penso che tu balli anche per strada. Sì, sì, sì. Benissimo. Quasi sempre. E la cosa bella è questa, che a volte puoi trovare un'incertezza come questa e comunque riuscire a fare lo stesso. Io so che se ci fosse stata una pedana diversa avresti fatto molto di più, ma quello che hai fatto è arrivato, non è che non è arrivato. Ci ho provato. Sai qual è la cosa che comunque invece ti consiglio di non far mai vedere? Quale? Non far mai vedere che è sbagliato, perché se tu ti fermi mentre balli e scuoti la testa, anche se è un problema, io lo noto, e io sono un addetto al lavoro e lo capisco. Qualcuno che invece guarda non è un addetto al lavoro, quindi se tu fai vedere l'errore, l'errore si vede. Tu sei bravo, non dovevi far vedere, ah, il palco non c'è. Queste cose qua, nello spettacolo non devi farlo. Va bene in strada, perché in strada comunque balli, ti scarichi, ti sfoghi. In uno spettacolo invece dove c'è praticamente un'ampia proprio volume di persone, cioè 30.000 persone, lo fanno, guardano esattamente quello che dai, non tanto quanto sei bravo a fare un wave piuttosto che un windmill, cose tecniche che so io, ma chi è uno spettatore è profano, quindi non sa quello che tu vai a fare, glielo fai vedere tu nel momento in cui dici ma con la scuoti la testa, capisci cosa sto cercando di dirti? Sì, sì, sì. Non far mai vedere quando sei su un palco, dico, l'errore. Per strada è concesso tutto, su un palco no, solo questo. Al di là di questo sei stato già bravo per me. E in questa fase finale della puntata scopriremo attraverso i giudizi definitivi dei giudici chi approderà alla finale di Dance Crew Selecta o chi sentirà un no, ricordandovi che anche i no avranno un'ulteriore possibilità grazie al meccanismo di ripescaggio con le visualizzazioni delle loro performance da YouTube. Intanto scopriamo i giudizi. A me il compito di dirvi sì o no. Nicole. Per noi è un sì. Dan. Per noi è un sì. Tiziano. Per noi è un sì. Ivan, ci dispiace, per noi o no?